Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Gesù, ti amo con la tua volontà. Vieni divina volontà a pregare in me, poi offri questa preghiera a te come mia per soddisfare le preghiere di tutti e per dare al Padre la gloria che dovrebbero dargli tutte le creature. Mia divina Maria, ti amo nella divina volontà. Regina Immacolata, celeste Madre mia, vengo sulle tue ginocchia materne per abbandonarmi nelle tue braccia, per chiederti con sospiri più ardenti che mi ammetta a vivere nel regno della divina volontà. Mamma Santa, tu che sei la regina di questo regno, ammettimi a vivere in esso affinché non sia più deserto ma popolato dai figli tuoi. Perciò, sovrana regina, a te mi affido affinché guidi i miei passi nel regno del volere divino e stretto alla tua mano materna guiderai tutto l'essere mio perché faccia vita perenne nella divina volontà. Tu mi farai da mamma e come a mamma mia ti faccio la consegna della mia volontà affinché me la scambi con la divina volontà e così possa restare sicuro di non uscire dal regno suo. Perciò ti prego che mi illumini attraverso questa meditazione per farmi comprendere sempre più e sempre meglio che cosa significa volontà di Dio e come vivere in essa. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Mio Signore, vengo a te a deporre ai tuoi piedi il mio volere. Voglio darti l'amore e l'onore, la soddisfazione completa. Conoscerti per tutti, mio Signore, mio Dio, ti do nel mio volere, mio Re. Dammi il regno del Figlio Supremo, mio Dio, ti do nel mio volere. Mio Re, dammi il regno del Fiat Supremo. Dal Libro di Cielo, volume sesto. 20 maggio 1905. Questa mattina stavo pensando quando il benedetto Gesù restò tutto slogato sulla croce e dicevo tra me: Ah Signore, quanto potesti restare compenetrato da queste sì atroci sofferenze e come la vostra anima potette restare afflitta in questo mentre quasi ad ombra è venuto e mi ha detto: Figlia mia, io non mi occupavo delle mie sofferenze, ma mi occupavo dello scopo delle mie pene. E siccome nelle mie pene vedevo compiuta la volontà del Padre, soffrivo e nel mio stesso soffrire trovavo il più dolce riposo. Perché il fare la volontà divina contiene questo bene che mentre si soffre vi si trova il più bel riposo. E se si gode e questo godere non è voluto da Dio, nello stesso godere vi si trova il più atroce tormento. Anzi, quanto più mi avvicinavo al termine delle pene, agognando di compiere in tutto la volontà del Padre, così mi sentivo più alleggerito ed il mio riposo si faceva più bello. Oh, quanto è diverso il modo che tengono le anime. Se soffrono o operano, non hanno né di mira il frutto che possono ricavare, né l'adempimento della volontà divina. Si concentrano tutte nella cosa che fanno e non vedendo i beni che possono guadagnare, né al dolce riposo che porta la volontà di Dio, vivono infastidite e tormentate e fuggono quanto più possono il patire e l'operare, credendo di trovare riposo, ma vi restano più tormentate di prima.
Capitolo 110, 23 maggio 1905. Questa mattina mi sono trovata fuori di me stessa e mi sentivo una persona in braccia e la testa appoggiata sulla spalla, che io non mi riuscivo di vedere chi fosse, quindi l'ho tirato per forza dicendo: dimmi almeno chi siete. E lui: io sono il tutto. E nel sentire che era il tutto, ho detto: ed io sono il nulla. Vedete, signore, quanta ragione ho che questo nulla stia unito col tutto, altrimenti sarà come un pugno di polvere che il vento disperde. In questo mentre vedevo una persona dubbiosa che dicevo: come sarà che per ogni minima cosa si sente tanta turbazione? Ed io, da una luce che veniva dal benedetto Gesù, ho detto: per non sentire turbazione, l'anima deve ben fondarsi in Dio e tutta se stessa tendere a Dio come un sol punto e guardare le altre cose con occhio indifferente. Ma se farà altrimenti, in ogni cosa che farà o vedrà o sentirà, si sentirà l'anima investita da un malessere, come da quelle febbri lente che rende tutta spossata l'anima turbata, senza potersi essa stessa. Capitolo 111, 25 maggio 1905. Trovandomi nel solito mio stato, vedevo il benedetto Gesù da fuori, da dentro il mio interno. Se da fuori lo vedevo bambino, bambino lo vedevo dentro. Se lo vedevo crocifisso da fuori, lo stesso lo vedevo dentro. Io sono restata meravigliata e lui mi ha detto: figlia mia, quando la mia immagine è completamente formata nell'interno dell'anima, qualunque forma voglio prendere esternamente per rimirarmi, quella stessa si prende la mia stessa immagine che ho formato nell'anima. Quale meraviglia, dunque? Molto profondi e molto importanti questi brevi stralci che abbiamo letto dal maggio del 1905, queste tre sezioni, la prima delle quali, per chi fa l'ora della passione, non avrà avuto difficoltà a riconoscere che è una di quelle volte, insomma, in cui al termine dell'ora della passione abbiamo un resoconto dagli scritti di Luisa. Adesso dovrei un attimo, credo che sia forse la 16ª ora o la 14ª ora, adesso non ricordo, comunque non riesco a trovarla dov'è, ecco, però è sicuramente un'ora della passione, forse addirittura più avanti. Ecco qua, proprio la 19ª ora, l'ora della crocifissione. C'è proprio al termine della 19ª ora questa testuale citazione, che è bene riflettere. Ecco, Luisa pensa a Gesù tutto slogato sulla croce, appena crocifisso, e certo che pensare intensamente alla crocifissione, che poi, insomma, è stata preceduta da quella terribile, insomma, carneficina precedente e subita da Gesù, e noi sappiamo tra l'altro che queste pene fisiche, che sono state atroci, erano nulla in confronto, come Gesù stesso molte volte spiega, alle più atroci e misteriose crocifissioni
interiori, insomma, che lui ha vissuto tremendamente, non solo tra l'altro durante il tempo della passione, ma per tutta la vita. In ogni caso, anche fermandosi solo su questo, uno rimane veramente sconvolto, esterrefatto, no? Cioè, qualcosa di inimmaginabile. Io penso sempre che, per quanto possiamo immaginarci, l'immaginazione si permette alla nostra volontà di volare, unirci, fonderci anche nella divina volontà, però quello che è proprio non possibile è fare nostra un'esperienza sensibile altrui. Se una persona soffre, ma io la vedo sofferente, posso immaginare, posso compatire, ma non so come sta, perché lo saprò soltanto se risentissi le stesse sofferenze io. Ecco, quindi penso che sia qualcosa di inimmaginabile. E quindi Luisa dice: mamma mia, Signore, che è successo? E Gesù dice, qui è veramente sconvolgente, no? Santamente sconvolgente, oltremodo istruttivo. Io non mi occupavo delle mie sofferenze, ma mi occupavo dello scopo delle mie pene. E siccome nelle mie pene vedevo compiuta la volontà del Padre, soffrivo, ma nel mio stesso soffrire trovavo più dolce riposo. Perché il fare la volontà divina ha questo bene, che mentre si soffre vi si trova il più bel riposo. Questo bisogna, anche di questo lo comprendiamo, ma lo si comprende meglio se e quando se ne fa esperienza. E la sofferenza è proprio uno dei banchi di prova delle scelte della nostra vita. Noi sappiamo che la croce è sempre, come dire, il distintivo, il segno proprio della presenza di Dio, se vogliamo, no? Ecco, per cui dalla nostra reazione, dal modo con cui noi accogliamo le croci, le prove, piccole o grandi, proprio si vede chiarissimamente se nella nostra anima c'è stata una scelta risoluta, ferma nel fare la volontà divina, oppure quanto c'è ancora la nostra. Perché proprio la croce è sempre nella nostra esistenza, manifesta come crocifissione anzitutto della nostra volontà. Quindi fermarla, farle fare altro rispetto a quello che può, che vorrebbe. E ecco, quando veramente, non a chiacchiere, l'anima ha scelto, si è risoluta e vuole fare la divina volontà, se capita una sofferenza, vi si trova il più bel riposo, perché dice: oh, ecco, sono sicurissimo che sto facendo la volontà di Dio. Bisogna ricordare quella scena drammatica, no, di quando il padre è il primo a dire: figlio mio, ti voglio morto, e morto crocifisso, ma non perché volesse una cosa di questo genere, no? Ecco, noi sappiamo che, se secondo il nostro modo di pensare, qui purtroppo noi dobbiamo fare tutta quanta una serie di operazioni logico-temporali che in Dio non esistono nella sua semplicità, no? Ma è evidente che tutte quante le sofferenze subite da Gesù nella passione si sono innescate in questo modo, no? Il Padre, Dio, la divinità, ha lasciato il diavolo libero di scatenarsi e di sfogarsi contro l'umanità di Gesù, non meritandolo, tra l'altro, no? Questo è anche proprio il principio della redenzione, della meritorietà e della capacità di liberare tutti i peccatori dalle mani del diavolo, che hanno appunto le sofferenze di Gesù, perché è stata praticamente fatta una violenza inaudita, ingiusta, contro la santissima umanità di Gesù, perché Gesù non meritava nulla di tutto quello, no? Ecco, e il Padre però lo voleva. Quindi non è che vuole, assolutamente parlando, che soffra il figlio, perché Dio non vuole la sofferenza di per sé stessa, ma quella è la riparazione universale di tutti quanti i peccati dell'umanità, ed è l'unica forma con cui le anime possono essere riammesse alla beatitudine, al cospetto di Dio. E allora certo che lo vuole, in quel caso certamente che lo vuole.
Il fare la volontà divina contiene questo bene che mentre vi soffre si trova più bel riposo. Attenzione, se invece si gode, questa è l'esperienza dei mondani, dei peccatori, e questo godere non è voluto da Dio, nello stesso godere vi si trova il più atroce tormento. E più si avvicinava al termine Gesù e più si sentiva alleggerito e il suo riposo si faceva bello. Ecco, e poi qui lui fa un termine di confronto con il nostro modo di operare, no? Allora, quando soffriamo, Gesù sta dicendo di avere due cose di mira. Uno, avere la certezza che stai facendo la volontà di Dio e la stai adempiendo. Non c'è gioia più grande di questo. Secondo, il frutto delle sofferenze. Perché se Gesù ti manda una croce, sta tranquillo proprio, che uno produrrà dei frutti di vita nella tua vita anzitutto. Perché la croce è salvezza anzitutto per noi stessi. Secondo, produrrà dei frutti di vita altrove, tu non sai in chi, dove, quando, ma senza nessun dubbio. Conversione dei peccatori, sollievo delle anime del purgatorio, eccetera, eccetera, no? Non c'è nessun dubbio. E qui chiaramente si trova la fonte della nostra gioia. Invece, cosa fanno le anime? Si concentrano tutte nella cosa che fanno e non vedendo i beni che possono guadagnare, né al dolce riposo, bellissima questa espressione, che porta alla volontà di Dio, vivono infastidite e tormentate. Ecco, pensiamo alle persone che stanno sempre infastidite e tormentate, stanno sempre a lamentarsi, sono sempre scontente, sono sempre inquiete, sono sempre brontolano. E pensiamo a quello che fanno tutti quanti gli esseri umani, tutti quanti chiaramente, grazie a Dio, non proprio tutti, ma si intende dirlo in senso della maggioranza più che assoluta, insomma. Cosa fanno gli uomini? Gli uomini vivono la vita terrena fuggendo ogni forma di sofferenza. Cioè, se tu parli con l'uomo della strada, dice, quando è che sei contento? Quando non si soffre? In nessun modo. Che dice la salute, ci stanno i soldi, c'è il divertimento, d'accordo? C'è da mangiare, ci sono altri tipi di piaceri, insomma, ecco, meno nobili, eccetera. Questa è felicità uguale assenza di sofferenza. Ora, noi nella meditazione, chiaramente, che deve essere sempre poi personalizzata, lo faccio io come facciamo tutti quanti, dobbiamo crederci, ma non è che tante volte io ci avessi la concezione della felicità mondana, cioè che anch'io, insomma, concepissi la felicità come assenza di sofferenze, o ho acquisito, insomma, la concezione della felicità cristiana, che è abbracciare con amore la croce, consapevoli che sto facendo la divina volontà e contento per i frutti di bene che dalla croce veramente assunta e abbracciata verranno. Chi ha fatto questo, chi ha cominciato a fare questo, sperimenta il dolce riposo divino, come dice Gesù. Dolce riposo. Perché si smette di, perché noi facciamo un sacco di fatica ad andare appresso a tutti quanti i nostri desideri, tutti quanti i nostri progetti, a combattere contro tutto, tutto contro tutti, perché si possa fare quello che vogliamo noi, eh? Tra le altre cose. Ecco. Secondo paragrafetto. Gesù si presenta dicendo una bellissima frase: io sono il tutto. Ricordiamo la frase famosissima, come dire, non la frase, l'aforisma, la sentenza di San Francesco, no? Deus meus et omnia mea. Mio Dio è il mio tutto. Io sono il tutto. Ecco, San Francesco diceva Deus meus et omnia mea.
cioè Dio mio è mio tutto. Bisogna vedere se Gesù è il tutto per noi. E Gesù è tutto per noi, come Gesù stesso spiega, quando si fonda bene in Dio, tende a Dio come un solo punto e guarda le altre cose con occhio indifferente. Se ci sono, bene, se non ci sono, va bene lo stesso. E se si va altrimenti da questo, Gesù è veramente impressionante, guardate quanto sono istruttivi questi brevi capitoletti. In ogni cosa che farà o vedrà o sentirà, l'anima si sentirà investita da un malessere, come da quelle febbri lenti che la rendono tutta spossata, e l'anima turbata, senza potersi, qui nel testo ci sono dei puntini puntini, essa stessa, senza potersi probabilmente calmare essa stessa o mettere in pace essa stessa, insomma qualcosa del genere, no? Comunque è abbastanza chiaro, insomma, il concetto. Quindi, ogni cosa che farà o vedrà o sentirà. È interessante questa considerazione di Gesù. Ogni cosa. E anche qui possiamo farne facilmente esperienza, no? Perché la meditazione porta sempre questa grazia dell'introspezione, no? Sì, io mi sento sempre male, ecco. Che significa sentire l'anima investita da un maestro? Come le senti? Male. Non sereno, non in pace, non tranquillo, non gioioso. Ecco. Vuol dire che non stiamo fondati in Dio e non stiamo guardando le cose come indifferenti e non stiamo tendendo a Dio come ad un solo punto. Molto semplicemente. Ancora, terzo capitoletto che è molto profondo, no? Sembra rievocare un'espressione di San Paolo, no? San Paolo giustamente concepisce la vita cristiana come una progressiva formazione dell'immagine di Gesù nell'anima. A un certo punto dice, guardate, voi siete ancora bambini nella fede e io ai bambini devo dargli il latte. Come soffro fino a quando non sia formata in voi l'immagine di Gesù. Sono sue espressioni, no? Ecco, vuol dire che la nostra vita di fede è un itinerario fondato un pochino, ecco, anche sulla legge di crescita dell'umanità stessa di Gesù. Cioè Gesù è stato, cioè prima di cominciare a predicare, è stato 30 anni a crescere secondo la sua natura umana, no? Proprio la crescita fisica in senso stretto, e con tutto ciò che questo comportava, quindi, perché un bambino è un bambino, un adolescente è un adolescente, un giovane è un giovane, un uomo è un uomo. Ecco, dobbiamo ricordare questo qui, questo è un punto molto importante, cioè la fede cristiana è un cammino. E quindi anche quando guardiamo noi stessi, quando guardiamo per esempio le persone fuori di noi, che è un po' più maturo nella fede, per esempio quando vede un neoconvertito, una persona che ha appena partecipato a un pellegrinaggio, che sta tutto gasato, eccetera, eccetera. Ecco, e non bisogna disprezzare queste cose, assolutamente. Ecco, bisogna guardarle e accoglierle con un sorriso, comprendere, insomma, ecco, che questo fratello, questa sorella, è come un bambino, no? Quindi sta rallegrandosi di una cosa bella ricevuta, poi dovrà piano piano imparare, insomma, che nella vita, e anche nella vita di fede, non ci sono solo queste cose, c'è anche altro, dovrà crescere un pochino, no? Ecco, una formazione perfetta dell'immagine di Gesù nella nostra anima, ecco, perché il cristiano è alter Christus, dicevano già
fin dai tempi antichissimi. E non sono più io che vivo, ma Cristo vive in me. Questa frase di San Paolo trova compimento perfetto nella vita, nella divina volontà, dove si dovrebbe diventare, si deve diventare copie viventi di Gesù e di Maria, perché si fa la loro stessa identica vita, che gradualmente cresce. Quindi anche quando noi facciamo l'esame di coscienza, ecco, ci disponiamo ogni giorno di più, giorno dopo giorno, a entrare sempre più e sempre meglio, ecco, nella divina volontà e a vivere sempre più in essa, e sappiamo che questo è frutto di un processo graduale. Certamente poi arriverà a maturazione, deve arrivare a maturazione, ecco, ma c'è questa gradualità, c'è questa legge, ecco, di crescita, nel senso che la vita della fede ordinariamente è soggetta alle stesse leggi che caratterizzano la creazione, cioè si procede per gradi, si cammina e si cresce piano piano. L'importante è che si tratti di una crescita. Voi sapete, bellissima questa immagine, no? Perché? Perché la crescita biologica è inevitabile. Cioè, man mano che scorre il tempo, la persona cresce sempre di più. Quindi un bambino, semplicemente per il fatto che il tempo scorre, basta che mangia, che dorme, diventa grande. Ecco, quindi dietro questa immagine c'è un presupposto fondamentale, ecco, che la crescita deve andare sempre in avanti. Ecco, purtroppo quando invece le leggi di crescita, come in questo caso, sono soggette, come dire, anche alla interferenza della nostra volontà, noi possiamo crescere oppure decrescere. ecco, però, ecco, quello che dovrebbe essere un cammino, come dire, sano, regolato, regolare, è che si cresce allo stesso modo con cui cresce un bambino, quindi si va poco poco, ecco, passetto dopo passetto, ma sempre in una direzione, sempre avanti, senza tornare indietro, no? Ecco, chiunque ha messo mano a un aratro e poi si volge indietro, dice Gesù, non è adatto per il Regno dei Cieli, perché il Regno dei Cieli ha questa legge di crescita, che si va di bene in meglio, di meglio in meglio, di meglio in meglio, di meglio in meglio, fino a raggiungere l'ottimo, il perfetto e il perfettissimo poi, no? Ecco, e questo deve essere un pochino il nostro orizzonte di vita, e ciò che sappiamo, ecco, caratterizzare la nostra realtà interiore. Quindi nessun problema se non ci si vede perfetti, ecco, problemi se ci accorgiamo che purtroppo stiamo retrocedendo, stiamo peggiorando, ecco, lì bisogna intervenire, ecco, assolutamente, e correre di corsa ai ripari e riprendere il cammino smarrito o interrotto. Ci affidiamo alle tue mani, o Divina Maria, chiedendoti anzitutto, ecco, questa grazia grande del saper soffrire sempre,
provando la gioia del fare la divina volontà e rallegrandosi, sapendo sempre guardare oltre ai frutti di ogni pena e di ogni tribolazione. Come te far saldamente fondati in Dio solo, ecco, e indifferenti verso tutto il resto, e ricordando che Gesù ci informa nel Vangelo di San Luca, tu l'hai visto, ecco, cresceva di giorno in giorno, ecco, e si fortificava in sapienza e grazia, specifica anche, ecco, ha voluto sottomettersi, ecco, alle leggi di umana crescita. Ecco, così aiuta anche noi a crescere ogni giorno di più, aiutati dal tuo esempio e dalla tua intercessione, in una vita che possa essere sempre più gradita a Dio e sempre più protesa verso la perfezione della vita, appunto, nella divina volontà. Nella divina volontà, nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Ti benedico per aiutarti, ti benedico per difenderti, ti benedico per perdonarti, ti benedico per liberarti da ogni male, ti benedico per consolarti, ti benedico per farti santo, ti benedico dunque nella divina volontà, nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Fiat. Amen. Amen.